Good morning, children. How are you? I'm very fine because watching the sky, I know that it will be another sunny day. But what does our calendar say? Days of the week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. The seasons: spring, summer, autumn, winter. Let's count the days together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So today is Thursday, the 9th of April. Finally, watch this quick view through the Easter symbols, like the Easter wreath that we made together. For today we have the crown of thorns. Tomorrow, on Friday, we will stick on the wooden cross. On Saturday, the crying heart. And on Sunday, the sun. Very popular Easter symbols are the Easter egg, the Easter bunny, and the Easter basket. Good job. Now listen carefully to teacher Elena. Enjoy your day, beauties. Bye. Buongiorno bimbi! Allora, sapete che quando a scuola si sta per avvicinare qualche festa, prepariamo sempre qualcosa di buono da portare a casa. Abbiamo fatto pizzette, biscotti, cioccolatini, abbiamo fatto tantissime cose. Allora io ho pensato che anche se siamo lontani, ognuno a casa sua, possiamo lo stesso provare a fare un dolce per Pasqua tutti insieme. Mamme, tranquille, abbiamo scelto una cosa facilissima, con pochissimi ingredienti di base e poi per decorarli potete utilizzare, come vedrete, assolutamente quello che avete in casa. Allora, cosa faremo? Dei pancake. Potete scegliere la ricetta che preferite, quelle che magari utilizzate abitualmente. A noi piace questa, senza né latte né uova. Adesso che abbiamo preparato la nostra pastella, andiamo a fare i pancake. Possiamo usare una piastra come questa o una semplice padella. L'unica cosa importante da fare è creare dei pancake di forme diverse, alcuni un po' più grossi, alcuni invece un pochino più piccoli, in questo modo. Faccio, speriamo che mi venga, dei pancake un po' grandini per iniziare, così prendo la misura, abbondando un po' così. A fare i buchini sulla superficie vuol dire che è ora di girare i pancake in questo modo. Voilà. Adesso dobbiamo fare dei pancake un pochino più piccoli, quindi prendiamo meno impasto rispetto a quello che abbiamo preso prima e facciamo i nostri. Se riuscite, provate a fare qualche pancake con la forma un po' allungata, come se fossero le orecchie del coniglio, poi capirete perché. In questo modo. Ok, e io proverò anche a farne uno ovale, perché con gioia vorrei fare un nuovo impasto. Prendete i pancake che avete fatto e provate ad assemblarli sul piatto. Allora, Amélie ha fatto un coniglio in questo modo. Io invece ho scelto di fare solo il coniglio visto da dietro, come se si stesse infilando nella satana. Gioia farà l'uovo di Pasqua e Isabella ha fatto un coniglio come quello di Amélie. Adesso, con gli ingredienti che avete trovato in casa, potete divertirvi a decorare i vostri pancake.
Pronti? Via! La frutta, gli smarties, quello che avete trovato in casa al pancake, potete fare una base di marmellata, di crema di nocciole, di yogurt, in modo tale che quello che mettete sul pancake non scivoli via. Così. Joy ha scelto la crema di nocciole perché è golosa. Ecco bimbi, questo è il risultato della nostra mattinata di lavoro. Non saranno perfetti, però secondo me sono carini. Soprattutto ci siamo divertiti tantissimo e abbiamo un'ottima merenda per questa mattina. Ciao, un bacio grande. Ciao Gioia. Salutate.